Siamo quattro ragazze. Volevamo presentarvi il tutorial per lo svolgimento delle prove invasi e darvi alcuni consigli. Introduciamo l'argomento con i consigli riguardanti sia la gestione emotiva che la gestione pratica. Gestione emotiva: andare a letto presto, mangiare leggero, non rimanere in ansia il giorno prima della prova, mantenere la calma quando si ha la prova davanti, evitare di distrarsi per cose banali. Gestione pratica: non girare la prova finché il prof non ti dice di farlo. Leggere attentamente il testo, ma velocemente. Se ti accorgi di avere dato la risposta sbagliata, puoi mettere no vicino ad essa. Non pensare al risultato finale, ma concentrarsi sulla prova. Se non si riesce a completare il quesito, saltarlo e tornarci alla fine. Adesso vi presenteremo alcune istruzioni. Il primo esempio è di mettere una sola crocetta sulla risposta che ritieni corretta. Il secondo esempio è di mettere una crocetta sul sì o il no, sul vero o il falso. Il terzo esempio è di rispondere con una risposta breve. Il quarto esempio è di mettere un no sulla risposta sbagliata e correggerla mettendo quella giusta. Di solito una prova è strutturata così. È composta da diversi tipi di testi. Il primo è il testo narrativo. Il testo narrativo narra un fatto, una storia, una vicenda reale o fantastica che si svolge in un tempo e in un luogo determinati, attraverso l'azione di uno o più personaggi, costituita da eventi fra loro strettamente connessi. I generi sono le favole e fiabe, i racconti, i romanzi, le novelle, gli articoli di cronaca, le relazioni di viaggio, biografie e autobiografie, diari, lettere, e lo scopo è di narrare storie reali o inventate. Il secondo testo è il testo informativo. Il testo informativo offre dati, informazioni e spiegazioni relativamente a un argomento, un fatto, un fenomeno, una teoria. I generi sono i manuali scolastici, testi scientifici, enciclopedie, saggi, relazioni, riassunti, articoli di giornale. Lo scopo è di informare attraverso una spiegazione esauriente in modo da aumentare o approfondire le conoscenze di chi legge, spiegare e chiarire un argomento. Il terzo è il testo argomentativo. Il testo argomentativo sostiene una tesi o un'opinione relativamente a un determinato problema attraverso la presentazione di vari argomenti o elementi di prova. I generi sono la recensione di un film, di libri, commenti editoriali, discorsi politici, arringhe di avvocati, saggi storici, scientifici. Lo scopo è di convincere e persuadere il lettore della validità della tesi sostenuta. Il quarto testo è il testo descrittivo. Il testo descrittivo vuole rappresentare animali, persone o luoghi, ma anche sensazioni e emozioni in genere. I generi sono l'oggettivo, denotativo, soggettivo, connotativo. Lo scopo è informativo, illustrare in modo oggettivo un oggetto, persuasivo, descrivere per convincere, espressivo, descrivere per coinvolgere ed emozionare il lettore. L'ultimo è il testo regolativo. Il testo regolativo è un tipo di testo informativo che indica le regole a cui ci si deve attenere per svolgere correttamente una determinata attività o consigli. I generi sono le ricette, le etichette di prodotti, manuali e istruzioni d'uso, istruzioni per i giochi, guide pratiche e leggi. Lo scopo è di offrire informazioni precise, dettagliate e pratiche. Oppure questa, che è una chiusa complessa. Oppure come anche questa, che è una risposta aperta univoca. Oppure ci possono essere schemi da completare. Vi ricordiamo di ripassare la grammatica di tutti e tre gli anni e soprattutto da quest'anno l'ordine dei quesiti sarà diverso per ogni prova. Il nostro tutorial è finito, speriamo che i nostri consigli vi potranno servire per un corretto svolgimento della prova Invalsi. Fine!